è contenta. Sì, sì, l'accetta volentieri. Rido un po', però. Una bella iniziativa. Grazie, siamo molto contenti del tuo contributo, grazie. Prego, grazie a voi. Ciao, cosa ne pensi di questa iniziativa? Ciao, per me è una bellissima iniziativa, anche perché i ragazzi sono molto sprovveduti oggigiorno, per cui un'informazione come questa, che per venire a prendere un semplice caffè ti danno un preservativo, è un'ottima idea, anche perché c'è da prevenire e c'è da informare questi ragazzi che non è uno scherzo, devono andarci sicuri sul sesso. Il sesso sicuro per prevenire l'AIDS è la prima cosa, per cui aderisco completamente a questa iniziativa. Quali sono secondo te le fasce di età più colpite? Ma io penso dai 14 anni ai 20 sono le fasce più colpite, proprio perché nessuno mette questi ragazzi al rischio che corrono a non usare il preservativo, perché andando in discoteca, facendo conoscenze con altri ragazzi, può scappare un'intimità tra una persona e l'altra, ma se non sono i ragazzi informati su cosa può accadere, cosa possono trasmettere alle altre persone, c'è la morte dietro, per cui non è una cosa da scherzarci. Sì, hai ragione, c'è la morte e la discriminazione. Molta discriminazione, c'è moltissima discriminazione, perché le persone colpite da questa malattia sono discriminate dalle persone stesse e dallo Stato. Per cui per me le fasce più colpite sono i ragazzini, proprio perché in casa non ne parlano, a scuola non se ne parla. È come un tabù messo da parte, discriminato. Parli dell'AIDS, parli dei preservativi, è una fascia tabù. Bisognerebbe parlare normalmente, anche perché poi se ti succede, cosa fai? Vieni discriminato come le altre persone, allora ti accorgi che potevi fare prima qualcosa invece di pensarci dopo. Secondo te quali sono le categorie più colpite? Gli eterosessuali, gli omosessuali o i tossicodipendenti? Ma per me gli eterosessuali, ma poi un po' tutti, per me siamo colpiti tutti, però in genere gli eterosessuali, vivendo sulla strada, essendo a contatto con tantissime persone, dovrebbero stare molto attenti, loro per primi, perché poi diffondono loro andando con gli altri la malattia, per cui... Complimenti, lei è molto informata, perché è proprio così, sono proprio gli eterosessuali che in questo momento, proprio a causa del silenzio che si è creato, sono i più colpiti. Siamo in questo pomeriggio della prima iniziativa contro questa lotta nell'AIDS. Sentiamo il parere di alcune persone. Cosa ne pensa lei di questa iniziativa? Beh, io credo che sia un'ottima idea, ce ne vorrebbero molto di più, ce ne vorrebbe una tutti i giorni e non basterebbe. E mi dica, secondo lei le persone, le donne specialmente che hanno famiglia, hanno il marito, che dovrebbero magari sapere se il marito esce, se ci sono dei tradimenti, possono essere anche contagiate dal marito, che ne pensa? Penso che sia una cosa molto brutta che accada anche abbastanza spesso. Per cui dovrebbe essere anche una motivazione in più? Assolutamente sì, specialmente per loro, perché gli altri possono avere anche coscienza di quello che fanno, loro non hanno né colpa né coscienza di quello che fanno. Diciamo che è messa a tabù questa cosa, un po' a tacere, non si parla in famiglia, non si parla nelle scuole. Esattamente, e molta colpa devo dire che purtroppo è anche delle donne. E mi dica, lei nella fascia di anni che pensa quale età sia più a rischio? I ragazzini o le persone più adulte? No, io credo che fino a 20 anni fa erano molto più a rischio i ragazzini, a questo punto credo che siano molto più a rischio le persone, le mogli delle persone adulte. Proprio perché hanno magari scappatelle di nascosto, non lo dicono e poi contagiano e la malattia si diffonde. Esattamente, ragazzini bene o male una coscienza ce l'hanno, l'ho visto ora anche con questa cosa di preservativi, le persone giovani hanno una coscienza di quello che fanno. Sono purtroppo quegli altri che vanno in giro a divertirsi senza avere idea, senza nessun tipo di... facciano quello che vogliono. Ognuno è libero. Infatti, la vita è importante, bisogna tenersela stretta. Grazie mille. Prego, grazie a voi di fare un'iniziativa del genere, siete bravissimi e dovreste farla veramente tutti i giorni. Grazie a lei, buonasera. Grazie. Come sta andando l'iniziativa?
Veramente bene, la persona accetta volentieri l'oggetto e dice che insomma è una cosa col suo nome, profilattico, e lo prende volentieri, e le persone anziane dicono che lo possono dare ai nipoti o ai figli, una cosa che viene accettata, anzi la gente sembra abbastanza sensibilizzata. È bene che la gente sia informata sui rischi che corre in un eventuale... Cioè, il preservativo deve appunto fare in modo, cioè deve risolvere quei problemi di malinformazione della gente, ed è bene usarlo, e infatti insieme al preservativo c'è anche un opuscolo informativo che permette di... Che date ai clienti stasera? Diamo ai clienti stasera insieme al conto, appunto per promuovere questa iniziativa contro l'AIDS. Ciao Getulio, cosa ne pensi di questa iniziativa? Io penso che è un'ottima iniziativa per i giovani di questo paese, come io sono un ragazzo brasiliano, che in Brasile abbiamo tante iniziative come queste. Penso che è un'ottima iniziativa per la gente cominciare a pensare su questo. È molto colpito il Brasile su questa cosa qua? Sì, sempre. In posti ospedali pubblici distribuiscono i preservativi, però bisogna vedere se i ragazzi le usano. Quello è vero anche. Ti volevo chiedere, secondo te le fasce più colpite sono gli eterosessuali, gli omosessuali o i ragazzi in genere? Mi sa che non c'è distinzione. No. A tutti, anche sposati, noni. È una prevenzione che va fatta a tutti, insomma, bisogna stare attenti. Attenti sempre. Per salvarci la vita. Sempre, la vita è più importante del sesso. Ecco, avete sentito, la vita è più importante del sesso. Per cui mi raccomando, usate il preservativo. Ok, grazie mille. Grazie a te. Arrivederci. Ciao. Dunque, noi come PCA abbiamo vari metodi di prevenzione e di diagnostica, in accordo chiaramente con anche la ASL, che ci fornisce un prezioso aiuto, in quanto appunto promulghiamo disponibilità dei farmaci e della diagnostica mediante appunto esami ematochimici volti a chiaramente tutto fatto in ottemperanza della legge sulla privacy, e volti appunto a riscontrare eventuali infezioni da HIV, HCV, che sono appunto le malattie più facilmente trasmissibili tramite lo scambio di materiale infetto nella nostra popolazione dei nostri utenti, che sono tossicodipendenti prevalentemente da eroina oppure da eroina e cocaina. Allora, lo scambio siringa viene fatto sia qui in sede, cioè presso la nostra sede, dove i pazienti possono rivolgersi, malati o comunque tossicodipendenti, venire qua e prendere la siringa, evitando appunto di scambiarla con altri soggetti che ne hanno fatto uso, oppure nella zona del cimitero abbiamo messo una macchinetta che è una specie di dare avere, nel senso viene portata la siringa consumata e viene elargita una nuova, sterile e quindi priva di possibilità di contaminazione. Un'altra metodica è quella anche di offrire un servizio di opuscolistica, nel senso dei pliam opuscoli che informino il paziente sul reale danno e soprattutto sulla reale possibilità di contrarre questo virus che i nostri pazienti sottostimano, perché la nostra popolazione di pazienti è una popolazione giovane, spesso di ragazzi che anche sottostimano questa possibilità di venire a contatto. Appunto con la ASL abbiamo anche questo accordo di inviare i pazienti al CERT e di fare esami anche a cadenze trimestrali per verificare anche contagi da HCV, che è l'altro, diciamo, nostra bestia nera.